Un tempo di attesa da vivere come Chiesa nella riconoscenza con gratitudine e obbedienza. Sono questi i sentimenti che ispirano la lettera inviata ai fedeli dell'Arcidiocesi ambrosiana oggi e firmata dal moderator Curia, Monsignor Bruno Marinoni, a nome del Comitato Diocesano, appositamente costituitosi in vista degli importanti eventi relativi al saluto del Cardinal Scola e all'ingresso del nuovo Arcivescovo, Monsignor Mario Delpino. Dopo l'annuncio ufficiale dell'avvicendamento sulla cattedra di Ambrogio e Carlo avvenuto lo scorso 7 luglio in Curia a Milano, è evidente che un primo dovere sia ringraziare per l'episcopato del Cardinal Scola. Da qui il desiderio di manifestare pubblicamente e comunitariamente i grazie della Diocesi il prossimo 8 settembre alle 21 nella celebrazione presieduta dal Cardinale in Duomo del Pontificale nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria. È lo stesso Scola, che d'ora in poi si ritirerà nella casa canonica di Imberido, presso Lecco, a indicare ai tanti che gli hanno già chiesto come esprimere concretamente tale riconoscenza la modalità di contribuire all'iniziativa Diamo Lavoro, terza fase del Fondo Famiglia Lavoro. La missiva poi prosegue naturalmente nel nome di Monsignor Delpini, che visiterà alcuni santuari e chiese di devozione mariana proprio per invocare, si fa sapere, la protezione di Maria per la Chiesa ambrosiana e per il suo ministero. Importanti le date già fissate per gli adempimenti formali. A partire da sabato 9 settembre, quando il nuovo arcivescovo, per mezzo di un procuratore, prenderà possesso canonico dell'arcidiocesi con una celebrazione che si terrà in Duomo alle ore 9. Da quel momento egli sarà a tutti gli effetti l'arcivescovo e terminerà così il mandato di amministratore apostolico del Cardinal Scola. Nello stesso giorno Delpini ha espresso la decisione di confermare, fino alla conclusione del loro mandato, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale e per un anno i vicari episcopali di zone di settore. L'ingresso ufficiale in diocesi si svolgerà poi, secondo la tradizione, domenica 24 settembre, vigilia della solennità di Sant'Anatolo e di tutti i santi vescovi milanesi, con la significativa tappa in Sant'Eustorgio alle ore 16 e l'ingresso in cattedrale alle ore 17. Ed è appena il caso di ricordare che il giorno precedente, sabato 23 settembre, Monsignor Delpini compirà il suo decennio di ordinazione episcopale.